in questo nostro incontro seminariale. Sottolineo seminariale perché il mio è un intervento, diciamo, analitico, di basso profilo. Dopo le cose che abbiamo sentito, stiamo scendendo terra a terra. Qui a Torino si dice al pian dei babi. I babi per i non torinesi sono i rospi. E vorrei riprendere il tema che ha illustrato nell'intervento iniziale Maurizio Landini, cioè questo accordo di Mirafiori, per fare delle considerazioni, ripeto, analitiche da giurista. Io sono un povero giurista e i giuristi, come sapete, volano basso. E quindi mi giustificherete per quello che verrò dicendovi. Ora, che si sia di fronte a una di quelle svolte nei rapporti sociali che possono segnare un'epoca, credo che questa è una constatazione che tutti abbiamo fatto e dobbiamo fare. La politica ha lasciato fare alla forza delle cose. Ecco, il mio intervento è centrato su questo punto, la fuga della politica dalla sua responsabilità in una situazione, in una svolta come quella a cui assistiamo. Una parte della politica, per non sapere cosa pensare, decidere e dire. Un'altra parte, perché si trattava per loro, e parlo dei responsabili al governo, di una scelta politica precisa. Si sono chiamati fuori perché andava loro bene così. Per loro la libertà è questo, il mercato senza regole è l'ideale. Chi è forte, bene per lui. Chi è debole, peggio per lui. Dalla politica non ci si aspettano interventi per riequilibrare le forze che operano sul mercato. Questo da parte di chi ci governa. E si è trattato di una rivincita contro lo Stato sociale, che, ricordiamolo, si è costruito a partire dal lavoro e dai lavoratori e dalle loro lotte. La sconfitta del movimento operaio significa sconfitta di un tipo di Stato, lo Stato sociale. Dunque una precisa scelta politico-ideologica da parte del governo. Si dice che le ideologie sono morte, ma un'ideologia proprio qui ha celebrato la sua vittoria, semplicemente lasciando che le cose andassero sulla base di rapporti sociali di pura forza. Un primo dato che mi pare molto rilevante, e non mi risulta sia stato colto come avrebbe meritato, e qui inizio l'esame dei documenti, quelli che si chiamano, quello che si chiama accordo, ecco, Landini si è soffermato anche sulla parola. Un primo dato sta in quello che chiamerei il carattere costituente dell'accordo del 23 dicembre. I contraenti Fiat, FIM, WILM, eccetera, eccetera, associazione capi e quadri, nel sottoscrivere il documento, documento poi sottoposto all'approvazione dei lavoratori, stabiliscono, virgolette, che l'adesione al presente accordo di terze parti, e riferimento evidentemente alla FIOM, è condizionata l'adesione al consenso di tutte le parti firmatarie. Non so se questo è ben presente. È chiaro che cosa significa. Significa che tra questi soggetti firmatari viene concordato un sistema di relazioni sindacali chiuso. Essi sono i padri fondatori di questo nuovo sistema e nessun altro ha il diritto di entrarvi se non per concessioni di chi quel patto lo ha stretto. Applicando i criteri da giurista civilista,
si potrebbe dire che qui non c'è nulla di strano, si possono fare dei contratti e dire siamo aperti all'adesione di terzi se lo vogliamo noi. Ma qui si dispone dei diritti di tutti i lavoratori, anche di quelli che non sono rappresentati dalle associazioni che hanno sottoscritto l'accordo. Siamo di fronte davvero a un accordo costituente che ha come primo effetto di definire il perimetro dei partecipanti. Chi ne è fuori è alla mercé del diritto potestativo, direbbero di nuovo i giuristi, di ciascuno dei contraenti, che con il suo veto può impedirne l'ingresso, pur se i contenuti dell'accordo riguardano tutti i lavoratori, non solo quelli rappresentati dalle associazioni firmatarie. Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non quadra, che ci sia la violazione di qualcosa di fondamentale nelle relazioni sindacali, la prefigurazione di un sistema privilegiato di rappresentanza a favore di chi ha partecipato al patto fondativo del sistema. Non è questione solo di adesione a questo o quel contratto, ma di partecipazione al sistema. Secondo punto. C'è un'altra cosa che anch'essa mi pare non abbia attirato l'attenzione che forse merita. Citazione dall'accordo. Le parti si danno atto che comportamenti, le parti, quindi l'azienda e sindacati firmatari, si danno atto che comportamenti individuali e o collettivi dei lavoratori, guardate, non dei lavoratori iscritti ai sindacati firmatari, ma dei lavoratori come tali, idonei a violare in tutto o in parte e in misura significativa le clausole del presente accordo, ovvero a rendere inesigibili i diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso all'azienda, quindi qui stiamo parlando della posizione dell'azienda verso i sindacati, facendo venir meno l'interesse aziendale alla permanenza dello scambio contrattuale, cosa sia lo scambio contrattuale lo vedremo tra un istante, e inficiando lo spirito che lo anima, questo scambio, producono per l'azienda effetti liberatori, cioè comportamenti individuali o collettivi di lavoratori, non necessariamente lavoratori iscritti ai sindacati che hanno contrattato, ma tutti i lavoratori, che fanno venire meno l'interesse dell'azienda, comporta che l'azienda si senta libera. No, non so se dal punto di vista giuridico questo vi suona normale. Due osservazioni. La liberazione dell'azienda dagli obblighi contrattuali nei confronti delle associazioni sindacali firmatarie può derivare dal comportamento di qualunque lavoratore, anche non rappresentato da quelle associazioni sindacali. Qui si vede bene la portata di questo genere di accordi che va al di là dei firmatari. Subordina il rispetto degli obblighi statuiti nell'accordo al comportamento di terzi estranei all'accordo medesimo. Di fatto, questo virgolette accordo tende a vincolare anche costoro, anche i non firmatari, con la conseguenza che i sindacati firmatari, interessati al rispetto dell'accordo da parte dell'azienda, saranno indotti a svolgere una funzione, per così dire, di polizia aziendale nei confronti dei lavoratori non rappresentati. Ma è una considerazione puramente tecnica e fredda che viene spontanea leggendo questo testo. Un effetto devastante di divisione e diffidenza, prima di tutto, nelle relazioni tra sindacati. Seconda osservazione, manca nell'accordo una clausola reciproca
che preveda che cosa accade se la violazione dell'accordo avviene non da parte dei lavoratori, ma da parte dell'azienda. In ogni accordo ci dovrebbero essere i due lati. La vera contropartita dell'accordo, come si sa, è l'investimento necessario alla ripresa della produzione negli stabilimenti interessati. Ma se viene a mancare l'investimento, se i lavoratori violano l'accordo, l'azienda si riserva di revocare il suo impegno finanziario. Ma se l'azienda non tiene fede a questo impegno, che cosa possono fare i lavoratori? Secondo quello che si chiama l'accordo. Mi pare che la risposta sia niente. Delle violazioni da parte dei lavoratori è giudice senza appello l'azienda, cioè giudice in causa propria, che si può proclamare libera da ogni impegno. Ma quali sarebbero gli effetti liberatori corrispettivi per i lavoratori in caso di mancato rispetto dell'accordo da parte dell'azienda? Sarebbero liberi di perdere il posto di lavoro. Essi non possono giudicare proprio nulla. Assurdità e paradossi che dimostrano una cosa soltanto, che la trattativa sotto minaccia di disinvestimento o di trasferimento o di chiusura dell'attività